Paperino in vacanza è la storia più lunga mai scritta e disegnata da Karl Barks, per un totale di 33 tavole. Il celebre incipit dell'avventura è disseminato della solita caustica ironia del maestro, che fa celebrare a Paperino le bellezze della natura selvaggia, mentre i nipotini temono per la loro incolumità a ogni angolo della montagna. La prima parte dell'avventura è una lunga preparazione a quello che succederà nella seconda parte della storia, che conosce il suo apice in una delle sequenze più intense mai realizzate da Barks. La prima parte è molto più composta da gag sconnesse. Racconta infatti di come Paperino sia un campeggiatore provetto e dei suoi scontri con un tizio molto più indisciplinato, negligente e arrogante. Unitamente a questo, la storia è animata dalla ossessione di Paperino nei confronti di un cervo maschio che vuole fotografare a tutti i costi, trascinandosi dietro i poveri qui, quo e qua. In questa prima parte il registro, come ho detto, è comico, ma alcune inquadrature sul tizio che spezzano il ritmo della narrazione ci fanno intuire che qualcosa sta per andare storto. E infatti la seconda parte è assolutamente da brividi, con il drammatico e feroce incendio che divora la foresta. La causa è proprio il campeggiatore indisciplinato che si rivela un vero infame quando si mette in salvo rubando la 313 di Paperino per poi distruggerla lasciando i paperi a morire arsi vivi in un incendio che lui stesso aveva provocato. Insomma, guardatelo bene perché questo è il padre di tutti i pezzi di fango che avete mai incontrato nella vostra vita. Qui Quo Qua e Paperino però non muoiono grazie alle conoscenze di quest'ultimo, che in una sequenza che ha veramente dell'horror seppellisce vivi i nipotini terrorizzati in un tentativo disperato di salvare loro la vita. Qua siamo veramente a un'intensità raramente raggiunta nei fumetti Disney. La scena dell'incendio della foresta è a ragione una delle più celebri di tutto il fumetto disneyano, che ci mostra in modo crudo e non pedante l'importanza di rispettare la natura. Il finale è chiaramente una funzione liberatoria, con il criminale incastrato e il ritorno al registro del comico quando Paperino avrà sempre a disposizione il cervo maschio che voleva fotografare all'inizio, che si mette in bella posa, ma non avrà più la macchina fotografica in quanto gli è stata confiscata dai ranger sotto consiglio degli esasperati qui, qua e qua. Veramente un capolavoro senza tempo che consiglio a tutti di recuperare e leggere, non solo perché è veramente una bella storia, ma anche perché il messaggio che c'è di fondo è veramente, veramente importante.